siamo qui tutti per appunto poterci ascoltare, un po' imparare gli uni dagli altri, e sapendo con la consapevolezza che c'è qualcosa che non sta ai margini del nostro vivere. Con queste parole il vescovo Renato Marangoni ha aperto l'incontro pubblico organizzato dalla Caritas diocesana Belluno Feltre in vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato prevista per domenica 29 settembre. Nel corso dell'evento preparatorio tenutosi venerdì 20 settembre al Centro Giovanni XXIII, il tema della migrazione è stato trattato sotto vari punti di vista, legando la situazione locale con il contesto internazionale. Ci sono immigrati ormai di antica data, nel senso che ci sono persone che hanno famiglia, che si sono inserite, alcuni che hanno creato delle imprese, quindi c'è un'immigrazione diremmo ormai anche molto integrata, e poi c'è l'immigrazione più recente che è fatta di tante tipologie, direi soprattutto in questo momento di richiedenti asilo. A partecipare all'incontro anche vari operatori del centro di ascolto della Caritas e alcuni migranti che hanno portato la loro testimonianza circa l'esperienza migratoria nel bellunese. L'abitazione è un serio problema, perché poi diventa un problema anche per avere un contratto di lavoro, così come per avere una residenza, così come per un'inclusione. Questo è una delle problematiche. Partito dal Gambia, arrivato qua in Italia nel 2016, Bellino molto bene, lavoro bene, anche personale qua, e tranquillità, molto tranquillità. È vero che c'è accoglienza, ma manca tante possibilità, perché se viene in un paese e non sai la lingua, loro dobbiamo aiutarli a imparare la lingua prima, e insegnare anche i lavori che facciamo qui nel torno. Secondo me non è un bel periodo, perché stanno dando colpo tutto a noi, che tal quale, secondo me il problema non è lì.